E cambiamo decisamente pagina. Il prolungato lockdown ha messo in ginocchio l'economia mondiale, spazzando via tutte le certezze. Ma da una crisi profonda come questa possono anche nascere nuovi scenari ed opportunità. Ne abbiamo parlato con Damiano Gessomino, presidente di Confcommercio Foggia e Camera di Commercio Foggia, e Matteo Gentile, co-founder del co-working Smart Lab. Buonasera a tutti gli spettatori del Secondino.net. Sono molto contento di essere ospite di questo spazio da buon manfredoniano. Siamo tutti chiusi in casa per questa emergenza coronavirus. Tra 2 settimane il governo, di concerto con il comitato scientifico, allenterà le misure restrittive sia per i cittadini che per le imprese. Cosa succederà? Ce lo stiamo chiedendo in molti, soprattutto noi imprenditori che abbiamo visto le nostre attività sospese per salvaguardare la salute pubblica. In queste settimane non possiamo dire che sia il governo che le istituzioni del territorio, la Regione Puglia, non abbiano concretamente avviato e messo in atto delle misure positive per le nostre aziende. Penso alla manovra straordinaria varata dalla Giunta regionale che è andata nella giusta direzione, ossia quella di innescare liquidità nelle imprese ad oggi che sono abbastanza in affanno. E ancora penso agli interventi diretti del Confidi regionale, che è uno strumento finanziario che garantisce alle imprese un po' di respiro. Sono tutte azioni a cui bisogna riconoscere prontezza e validità. È chiaro che ci sono settori che soffriranno ancora di più la ripartenza. Penso a quello del turismo, caposaldo del nostro territorio. Come si potrà ripartire? Come dovranno essere reinventati gli spazi? È chiaro che in questo momento il governo deve dare delle risposte. Siamo a poche settimane dalla riapertura e gli imprenditori del settore devono essere messi in grado di riavviare l'attività. Penso anche ai negozi, che migliorie dovranno apportare per salvaguardare la salute dei propri clienti. Arrivano delle anticipazioni, proposte da più parti, ma deve esserci una voce unica perché insieme bisogna ripartire. Ed è necessario che si riparta tutti con le stesse regole. Anche noi come associazione Confcommercio ci stiamo preparando e stiamo provando a garantire a tutte le nostre imprese associate una ripartenza nuova, più veloce e con strumenti innovativi. Abbiamo lanciato Mazimas, l'e-commerce di Confcommercio, per le nostre aziende associate e per chi vorrà associarsi e usufruire del nostro servizio. Si tratta di una galleria commerciale online in cui i negozi e le imprese che potranno aprire il loro spazio di vendita online e così garantire un nuovo canale di vendita oltre a quello fisico. Pensiamo che all'inizio ci sarà una sorta di diffidenza a entrare nei negozi ed è per questo che abbiamo pensato di proporre ai nostri associati questo strumento a cui noi garantiremo funzionamento e visibilità. Vista la situazione drammatica delle imprese commerciali, l'adesione a questo e-commerce sarà gratuita fino a dicembre 2020. Pensiamo sia necessario dare una risposta alle nostre imprese e siamo sicuri che lo strumento che abbiamo proposto troverà successo nel nostro sistema. La digitalizzazione è un tema importante, noi ci crediamo, ci abbiamo sempre creduto. Dello scorso anno il positivo esperimento di Spazio Innovazione, un luogo nel centro di Foggia in cui abbiamo accolto imprese e curiosi del tema del marketing digitale, delle trasformazioni commerciali e dei nuovi canali di vendita. A gennaio abbiamo costituito il sindacato dell'innovazione tecnologica, a cui aderiscono imprese giovani e innovative. Matteo Gentile e Andrea Pontone, che guidano il sindacato, sono due giovani imprenditori che innovano
sul nostro territorio. Ci scordiamo spesso che la nostra provincia è culla anche di queste realtà, ma soprattutto di queste menti, così come di tutte le altre realtà aderenti al nostro gruppo. Si è parlato spesso in questi anni di crisi di rappresentanza. È chiaro che una certa disaffezione c'è stata, ma in situazioni come questa che stiamo vivendo, lo stare insieme, fare sistema, è l'unica arma disponibile per uscirne. Così come è importante avere una guida che può proporre soluzioni e punti di vista diversi per cambiare, innovare e trovare un nuovo inizio. Da presidente di Confcommercio Foggia non posso che dirmi soddisfatto di questa operazione a favore dei nostri associati, ma per tutti i dettagli tecnici di Mazimas passo la parola a Matteo Gentile, presidente del Sindacato dell'Innovazione Tecnologica di Confcommercio Foggia, che dialogando con Matteo Palumbo vi parlerà anche degli scenari futuri dell'innovazione in ambito imprenditoriale. Grazie.